Ora contro Chicco. Spazio della Zura contro Chicco, best match. E vediamo la scimmia contro lo spadaccino infuocato che... Siccome oggi Roy non ne abbiamo visti, la spazzatura, Madonna, ragazzi, la prende subito, più. Pronta per essere lanciata. Non ne posso più. Qua vediamo lo zoning di F-Tilt. Madonna! Smash, mamma mia, che no, per fortuna è riuscito a fare... Wow, wow, bella piazza, da piazzare le Infinite, secondo me. Sì, ma le Infinite te le devi pure aspettare. No, tanto ormai recupera di D-Kong, non si può più gimpare. Che gioco recupera, ma non uccide. Che schifo. No, uccide pure col barile. Ah, beh, con la PB a caso, però uccide. Ho perso una partita contro Spat proprio random per sto barile. Che me, cioè, io ero molto percentuale molto più bassa di lui. Quindi sappiamo che il barile è molto forte. Ha pure ammesso, ho avuto culo. Vabbè, il barile è un po' così. Quindi vediamo la down throw, la Pair che si porta a 130 di D-Kong, che voleva morire molto prima e trova la morte finalmente col Bair. Abbiamo un Roy a 56 che spamma neutral B reversato in aria, così B reversa. Ma poi scusami, Roy è proprio babbo, perché non ci vuole un cavolo a fare lo spacing per il tipper. No, ma lui non gioca di tipper, lui gioca di base. Appunto. Cioè, nel senso, il suo tipper è alla base, sì, non esatto. Lo so come si chiama. Madonna, wow, bel come si chiama? Si prende la sua bel spazzatura gimp. Fino all'oblio. Bel gimp, bravo Chiricchio. Comunque, dico, cioè, appunto, spaziare il tipper di Roy, quindi andare con la parte forte, non ci vuole un cavolo. Sì, vabbè, però è proprio vicino in teoria, quindi... Low risk, high reward. Vabbè, però Roy non è sicuramente un PG senza debolezze, ma in questo momento non ne ha, perché forse... Il Tristock potrebbe essere invece la B che torna come barili. Solita kill move. Sì, però vai a recuperare una partita con questo stato di... No, vabbè, oddio, non è che DD sia inutile in questo gioco. No, per niente, però... Più che altro è un PG che ha bisogno di parecchie entrate per portare una stock a casa. Quindi mentre effettivamente significa avere una lead totale sul game. Mentre lui già è in una situazione in cui se azzecca una read è morto. Sì, da un job Bayer non credo sopravviva, da un 6 via. Anche da un F smash piazzato bene. F smash però non considero come viabili. Però effettivamente, capito, il 6B è fortissimo, il player lo distrugge a quella percentuale. Però capito, il 6B devi essere close, perché sennò è una merda. Sì, se non fai di esterna, come è successo a me, contro Vitto. Perché pensavo, ragazzi, non fate di esterna su 6B. Perché pensavo di uscirne, non lo so che cosa avevo in testa. Ecco lo striking di Spat, ragazzi, andate a mangiare tranquillamente. E ci vediamo tra un quarto d'ora. No, dai. Invece continua il set. No, allora, sono le 13:44. Questa partita inizierà verso 47:48, te lo dico io. Okay. Infatti, Spat è deciso, prende lo stage. No, ora cambia tre volte. Ora va su Pokémon Trainer, aspetta due ore. E invece, contro ogni aspettativa, inizia il game. E vediamo la ricomincita da parte di Spat. Che piazza subito la spazzatura. E Roy, un po' maldestro, ci cade sopra. Mi dà un tilt che, come vediamo, colpiscono, applaudono sull'avversario senza portare a niente, perché Didi a quanto pare non ha niente. Questa è la... Siamo su Sbit. Vabbè, cambia. Aggiustiamo i nomi perché ci hanno rimproverato. Neuma con molta cattiveria. E una volta aggiustati, aspetta, i nomi, pure i risultati. Cricchio 1. No! Cricchio 1. Così metti dietro. Ok, abbassa. E ritorniamo al match. Uno Spat non satura. Wow, però era il vantaggio. Anche se sono tutte e due palesemente. Sì, in kill, cioè, forse qua a chi è più kill si pers- adesso è più kill, forse ha più kill, sì, perché di Kong. Vabbè, insomma, avete capito, ragazzi. E l'F-Tilt, infatti, come sancito, distrugge di D-Kong a 100%.
Più altro Roy, a volte ti fa malissimo, a volte ti compisce un quegli e tu dici, ma che ha fatto? Niente. No. Però lo odio. La spazzatura che gira in giro per lo stage. Il Bale. Il vantaggio ormai perso da parte di Spat, ma non tanto, alla fine 47% è super fattibile. Certo, pressing, pressure di jab on shield. Nuova kill percent per Spat. F smash che avrebbe fatto abbastanza male di Roy. Gioca sulla banana e si prende un F smash. Cos'è questa cosa che pure mix appare il side B? Proprio non esiste, ragazzi, è odioso. Zona è distrutto. Scuda la bobina, no, non era un parry. Ah. L'ha semplicemente scudato e punito di F smash come giusto che sia. Minchia, di poco missa. Ops. Ah. Di poco missa il non double. Non si possono dire queste cose. Non lo so. Non si può mettere nemmeno il nome spazzatura. Quindi vediamo che le piedate in faccia, vediamo se riusciranno a battere la spada di Roy. La banana che in aria serve a poco, ma manda off stage di F-Throw. Prova a guardare ma non prende di banana. Tra l'altro questa hitbox gigantesca che ha eppure lo rende pure relativamente difficile da edgeguardare se è messo bene. Prende l'autoshield con il fire. Se sei un personaggio normale non è un down air disjointed di 35 kg. E prende la stock con banana e fa smash. Oddio. Bellissima, Madonna, Raco, bellissima. 64. Non so quanti danni si è fatto, però 64 non ho mai visto la numero così. Madonna. Cioè, qua Cricchio voleva proprio dire il game è mio, basta, è finita. Però invece miss timing. Qua ancora la spazzatura in giro per lo stage. Ecco, così sono morto. Ho fatto di esterna su questa cosa. La piga. Comunque per recuperare la tratta dello stage non è male, va. Down tilt banana che nemmeno collega. Che il down tilt in questo Maria, gioco. Maria, io ci sarei cascato. Se fossi stato spatto io mi sarei tuffato dentro l'F smash. Sicuramente era giusto tuffarsi dentro l'F smash. La banana shield. Spatte che comunque ha recuperato abbastanza la partita. Ah, e bellissimo. Prende lo stock finale. E bravo, Spat punto Zatura. Ti aggiorniamo subito. Il nostro live dottor questo... Spat. Ma dottor Spat lo possiamo chiamare adesso. Oppure non siamo un weekly e quindi... Spazzatura. Vabbè, si mema, se noi siamo tutti amici. E la chat si mette in foga per Spat, il nostro Bilan che dai lo incita, non ti prendere il jab, usa la tua spazzatura. Terzo ed ultimo match per Spat, Dr. Spat e Cricchio. Vediamo che qua inizia subito. Ah, ritenta di nuovo sempre la stessa combo. La stessa bombona. Adesso sappiamo perché cerca il dare a 0%. Certo, perché se riesce a connettere pure l'ATB sono 64 danni. Cosa suggerisco di non prendere le placche a Spat. Però Spat ignora il suggerimento perché non può ascoltarmi. Non sarebbe non prendere le placche. No, non ho idea. Villan è strano. È alla febbre. Ah, Jab Bear. E il Jab Bear porta prima stock a casa da parte di Cricchio. Super onestamente, non nessuno qui dubita dell'onestà del Jab Bear di Roy. Fa bellissimo shield damage da parte di Cricchio che però subisce una stringa e lo porta a 76 e ancora. In un certo senso io spero che Spat perda. Sia per avere un... Per l'upset dici? No, no, sia per avere un coso in meno in... un Roy in meno in Junior Cup, sia perché così mi sentirei un po' più sollevato della mia schifezza. Almeno dico oggi siamo in due a stare facendo piangere. E invece
Sparte tenta di recuperare la partita, ma wow, non viene punito. Meno male, comunque si sta portando quasi a pareggio. Dico, alla sì, fine però 30 sta provando troppo. Wow. Cioè, la banana colpisce lo scudo. Lui intrattiene lo scudo, la banana cade, lui droppa lo scudo e cade sulla con la una banana. Una di quelle combo di poco fa per. Vabbè, capito, il vantaggio è decisamente poco per quanto. In questo gioco soprattutto. Sì, Perry e Fetit è molto a momentum. Ma perché non grabba quando fa la top chase? Una volta puoi grabbare. Vabbè, comunque. Prova a zonarlo di Bayer. Sparte torna in campo e piazza la grab che conduce wow. A una stock perché ha gimpato. Il gimpato come si chiama? Cricchio. Qui vediamo qualche debolezza di Roy che viene sfruttata. Molto saggio Spot che tira qualche colpetto e poi subito ritorna in posizione difensiva. Vediamo se qua. No, il ledge trap non funziona. Nemmeno il Perry contro il dash attack impunibile di Diddy Kong. Qua lo stage control abbastanza invadente da parte di Spot. Bear auto shield che ancora una volta prende lo stage control. Movimento molto. Scommettiamo che in caso perdo la Junior Cup contro il Re di Cricchio. Qua la combo banana da un tilt fair. No, però qua sì, l'ultima no. La banana e finisce il game. Finito. Yes. Spot vince con B-Stock. Distrutto Cricchio, disintegrato. Che aveva iniziato benissimo e invece Spot ha deciso di no.